Questa mattina, nel Duomo di Ronciglione, si sono tenuti i funerali di Nadia Ferrari, madre del cantante Marco Mengoni, scomparsa domenica 22 settembre all'età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile. La chiesa e l'area circostante erano gremite di persone venute a mostrare affetto e sostegno alla famiglia. La folla ha iniziato a radunarsi già dalle 10 del mattino. Sul sagrato, una vasta distesa di fiori, tra cui spiccavano le corone inviate dalla Sony e da Nino D'Angelo. Su una di esse si poteva leggere: «Ha un'anima rara di luce pura». Don Silvio Iacomi, durante l'omelia, ha ricordato Nadia con parole affettuose: «Era una donna solare, sempre sorridente, capace di trasmettere simpatia a chiunque la incontrasse. Affrontava la vita con la semplicità e la forza delle persone buone. Il suo sorriso ci mancherà moltissimo». Marco Mengoni è entrato in chiesa tenendo per mano suo padre Maurizio, pilastro fondamentale della sua vita. Tra gli interventi, anche quello di una cugina di Nadia, che ha ricordato i momenti passati insieme: «Abbiamo vissuto tante esperienze, fatto tanti viaggi. Di fronte alla morte, dimostravi sempre una grande serenità. Quando ti ho chiesto come facevi, mi hai risposto: sono serena perché ho fede». Ha poi aggiunto: «Cara Nadia, ti chiedo di vegliare su di noi e di asciugare le nostre lacrime, soprattutto quelle di Marco e Maurizio». Il sacerdote ha sottolineato la profonda fede con cui Nadia ha affrontato la sua malattia. «Ha vissuto questa battaglia con grande fede, partecipando sempre alla messa domenicale con serenità. La sua vita è stata intensa, ma segnata dalla semplicità. Era una donna dolce, riservata e sempre sorridente, con una grande passione per la musica». Al termine della cerimonia, un lungo applauso ha accompagnato il feretro verso il cimitero, con la famiglia che ha seguito a piedi. Intanto, in un bar vicino, si potevano ascoltare le canzoni di Marco Mengoni, simbolo di orgoglio per la comunità locale. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.